Fratelli rossoneri, amici, rivali, che me lo chiedete sempre, rivali di YouTube. Buon pomeriggio a tutti, amici. Allora, in tanti mi avete chiesto in live come giocheresti l'anno prossimo, Rasta. Come disporresti il nostro Milan. Allora, adesso, basta politica faziosa, come la chiama Robby Macchi e Danny Grace, e parliamo un attimino di calcio. Allora. Dunque, io sinceramente lo scheletro di questa squadra io non lo snaturerei. Vi spiego anche perché. All'andata è stata una tragedia, abbiamo provato il centrocampo a 3, 3-1-2, 3-2-3-1, abbiamo provato tutti i colori e non facevamo un tiro in porta. Adesso, invece, lo scheletro della squadra, comunque sia, come ogni squadra deve fare, si deve definire lo scheletro della squadra. E noi giochiamo con un bel 4-4-1-1 che può essere anche un 4-4-2. Indi per cui. Allora, in porta Gigio pare che voglia rimanere. E ripeto, se dovesse andare via, ragazzi, smettiamola di affezionarsi ai giocatori, perché comunque sia sono quelli che sputano sangue per la squadra, sono quelli che bisogna puntare. Ok, di portieri ce ne sono tanti, però se lui ha deciso che vuole rimanere, è non benvenuto, più che benvenuto, perché per tanti anni abbiamo praticamente risolto un problema in porta. E questo è il primo punto. Secondo punto. Terzino destro, cosa, che palle? Mia moglie, che palle. Cosa non trovi? Della macchina? Non lo so, stavi dentro la macchina? Disturbatrici. C'è? E allora? Come terzino destro, allora, Calabria io non lo voglio più vedere in vita mia. Non lo voglio mai più vedere in vita mia. Io su Conti una piccola lieve speranza, io ancora ce l'ho. Comunque sia, dobbiamo prendere un terzino destro nella maniera più assoluta. Perché Calabria anche come secondo non lo voglio più vedere, ma neanche sotto neanche tortura. Si parla di questo Denzel Washington e Denzel Dumfries del PSV Eindhoven, che l'ho visto nel Lazio, mi sembra buono, che potrebbe arrivare in quel di Milano rossonera. A sinistra confermatissimo il nostro motoscafo. Senti che anche i clacson qua, vedi? Ci sono anche i clacson. A sinistra confermato Teo Hernandez. Centrale, allora, il capitano. Non mi sembra che ci sono offerte di mercato, senti clacson. Allora! La macchina di mia figlia. Allora, Romagnoli confermatissimo comunque come centrale. Il sogno come centrale difensivo sono due. Uno si chiama Thiago Silva, che arriverebbe a zero, però becca un bel ingaggio. Però sarebbe il sogno. E il mio sogno, proprio in cuor mio, sarebbe quello di Upamecano, però vale 70 milioni. È difficilissimo da portarlo, perché di certo Upamecano non te lo regalano. Thiago Silva comunque farebbe crescere anche Gabbia. Non dimentichiamoci che abbiamo un certo Gabbia comunque in panchina, che secondo me è un giovane veramente molto molto interessante. Poi, a destra, secondo me, confermatissimo spaghettino nostro. Cioè io non vedo perché dovremmo cambiare il nostro spaghettino, che è uno che veramente sputa, a parte che tecnicamente anche non è male, è anche buono, c'è un bel sinistro, qualche gol ha segnato, ok, è uno che gioca con la squadra, è uno che ti va a fare anche il terzino, che va a aiutare anche il terzino quando siamo in fase di non possesso, in difficoltà, che dobbiamo tenere un risultato. Quindi spaghettino confermatissimo. A sinistra il rapinatore seriale, iper confermato, perché Rebic è iper confermato a sinistra, a mio modo di vedere. Il nostro Ismael, super confermato in mezzo al campo. E qui viene un problema. Che sì, c'è sì, o come lo vogliamo chiamare, non lo voglio mai più vedere in tutta la mia vita. C'è sì, non lo voglio mai più vedere in tutta la mia vita. Quindi per cui sarà quello che andrà via. Dobbiamo prendere un centrocampista centrale. E voi sempre mi fate questa domanda qua. Chi è che mettereste in mezzo al campo? Bakayoko se ne sta parlando praticamente poco o niente. Secondo me il nostro DJ Ragnik. Chi? DJ Ragnik porterà qualcuno, secondo me. Porterà qualcuno, comunque un centrocampista, sicuramente arriverà un centrocampista centrale.
Poi c'è davanti, praticamente, se Ibra rinnova, possiamo anche giocare con le due punte. E qua mi avete chiesto, ma Mertens sembra molto vicino all'Everton. Sembra molto, molto vicino all'Everton. Sicuramente non andrà a Milano Sponda Inter, però è molto, molto vicino all'Everton. Adesso, un attaccante che io prenderei tutta la vita, che è anche milanista, è Belotti. Ma lo prenderei tutta la vita, Belotti. Per me con Belotti veramente faremmo una fraccata di gol con Ibra e Belotti. C'è anche da dire che Çalhanoğlu comunque sia, non pensate che Çalhanoğlu l'anno prossimo con DJ Ralf Rangnick non giocherà, perché Çalhanoğlu giocherà con Rangnick. Lui comunque si piazza dietro la punta finalmente nel suo ruolo, con Rebic e Castillo, c'è due esterni che comunque spingono, c'è uno là davanti che si possa chiamare Ibra, Belotti o chi che sia. Comunque secondo me di gol ne faremo sicuramente più di quest'anno, non 16 gol in 18 partite come all'andata, ok? Quindi per cui andiamo avanti. Ci mancano quindi non tanti tasselli per completare comunque sia il nostro Milan, ok? A parte che bisogna ancora andare a finire questo cesso di campionato, che sarà falsato, comunque vada, comunque sarà un campionato purtroppo falsato, ma non per colpa, per la prima volta sarà un campionato falsato non per colpa di qualcuno, ma per colpa della sorte. Quindi comunque sia, polemiche non ne facciamo neanche, perché non è colpa di nessuno quest'anno. Questa è la prima volta che c'è un campionato passato che nessuno ha colpa. Nessuno ha colpa. Quindi per cui, non ci mancano tanti tasselli. Si parla anche di Gozze. Si parla anche di Gozze. Gozze, ve lo ripeto ancora perché non ha visto video precedenti, ha avuto una malattia tra 4 anni che non capivano che cosa avesse questo ragazzo qua di 22-23 anni, che aveva calato così le sue prestazioni, e poi è venuto fuori che c'era praticamente una malattia al metabolismo, una cosa di questo genere che adesso non mi ricordo come si chiama. Comunque, anche Gozze. Poi si parla anche di Salablois, e quello lì spero che non lo prendiamo per il nome, Salablois, lì come cavolo si chiama, Soblazai, lì, quello del Salisburgo, che è un esterno che a me piace tantissimo. Quindi potremmo spostare anche Rebic come seconda punta. Di soluzioni ce ne sono tante. Addirittura mi dicono quello del Salisburgo, lì Salablois, lì, praticamente arriverà quasi sicuro, che Rangnick già c'ha un accordo con lui. Vediamo un pochettino. Comunque un esterno comunque ci serve, che può giocare sia a destra che a sinistra. Lui gioca, e destro gioca a sinistra. Però beh, ragazzi, dagli highlights delle partite, che è Salisburgo una cosa, Milano un'altra. Però mi pare molto 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 bravo. Mi ricordo un po' Cristiano Ronaldo quando era allo Sporting da giovane. Un attimino questo dribbling che c'ha, questo modo di puntare l'uomo, questo modo subito che prende palla, vuole subito velocizzare l'azione, a me piace veramente, veramente tanto. Detto questo, quindi, siamo fiduciosi perché non è che mancano tanti tasselli, io sono sicuro che 5 giocatori almeno, DJ Rangnick, li porta. Sono sicuro che li porta. Ok, magari porterà anche un paio di persone della Bundesliga che noi non sappiamo neanche chi sono. Perché ci sarà qualche magari tifoso accanito che proprio va a vedersi adesso. Vediamo un attimino la Bundesliga, che inizia la Bundesliga. Vediamo un pochettino come funzionerà. Un attimino, che sono veramente, veramente curioso. Poi, detto questo, vediamo un po' tutto il da farsi della questione. Sono molto indeciso se il 18 aprire o non aprire. Sinceramente opterò per non aprire, vi spiego anche perché. Perché aprire un bar facendo il 15% del fatturato, in più rischiando anche le multe, sinceramente prima faccio aprire gli altri, vedo come si comportano i vigili, e dopo vado a decidere se riaprire prima dell'1 o no. Io ho molta paura sinceramente per queste nuove normative, ho veramente tanta 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 paura, e sono fortunato che c'ho un locale che è 10 volte grosso quello degli altri, quindi su questo sono fortunato. Però non lo so ragazzi, a me, non lo so, adesso deciderò che cosa fare, c'ho tempo tutto questi 2 giorni qua per pensarci, per lunedì se aprire o non aprire. Comunque opterò sicuramente per aprire l'1 il primo di giugno. Quindi per chi mi sta seguendo qua, che viene sempre al bar, quasi sicuramente aprirò il primo di giugno. Vediamo un po' il da farsi comunque. Vediamo un pochettino, un attimino, quello che deciderà il Rasta in questi giorni, dove penserà e valuterà un pochettino la cosa. Bene, abbiamo perso tipo 400 iscritti, perché molte volte non parlo di calcio. Non c'è nessun problema, sono sicuro che tornerete, vi aspetto a braccia aperte. E niente, a volte ho parlato di politica perché anche ci sono delle situazioni comunque adesso in Italia che bisogna anche parlare di altro. Non vi è piaciuta la cosa, mi dispiace parecchio, mi dispiace per le 400 persone che sono andate via, ma sono sicuro che sono quelle 400 persone che si divertivano soltanto a vedere quando Milan perdeva dei mescleri. Quindi fondamentalmente non sono del tutto persone molto importanti. Andiamo avanti con i miei fedelissimi, i miei Rasta Boys, che vi voglio bene, che vi amo. E non c'è nessun problema, che siamo più forti di tutti. Un bacio ragazzi, stasera ore 21, live.
non è il Rasta. Live non è il Rasta. Ciao a tutti.